Sensibilizzare i giovani al rispetto del codice della strada è lo scopo educativo del progetto Una guida sicura, che ha coinvolto gli studenti delle scuole secondarie di primo grado della Campania. A promuoverlo è l'associazione culturale Helios, che con il contributo dei grafici di Insomnia Team ha realizzato un filmato tridimensionale stereoscopico per trasmettere ai ragazzi l'importanza di comportamenti prudenti alla guida. Sono per lo più giovani e senza casco le vittime di incidenti stradali che a Napoli solo nel 2013 hanno fatto registrare 36 decessi. E dai ragazzi più piccoli deve arrivare appunto il messaggio della consapevolezza che il casco va sempre usato quando si va sui mezzi a due ruote, perché è quello che in assoluto può essere utile appunto negli incidenti e salvare la vita. E arrivare su un sinistro stradale e trovare un ragazzo che è deceduto perché non indossava il casco, per noi tutti è una grande sconfitta. E proprio per sensibilizzare i ragazzi su questo tema è stato organizzato il concorso che ha visto gli studenti cimentarsi nella personalizzazione del disegno di un casco. Su 1000 partecipanti, 8 i vincitori selezionati e premiati nella sala giunta del comune dall'assessore all'istruzione Anna Maria Palmieri e dal personale della Polizia Municipale. La risposta è stata positiva e entusiasmante. Su 1000 disegni abbiamo selezionato 8 vincitori. È stata un'ardua impresa. Abbiamo dovuto fare 3 selezioni praticamente, chiaramente, per arrivare a questi 8 vincitori. È un'intuizione intelligente, perché ovviamente già dai prodotti che ne sono venuti fuori, dai disegni dei ragazzi, si vede che riconciliare, diciamo, le persone e le cose è abbastanza semplice quando i linguaggi con cui questo avviene sono propri dei ragazzi. Come porti la mattina con te la tua borsa, il tuo zaino e le tue scarpe, porta anche il tuo casco che ti salva la vita.